Sei pronto per affrontare il tuo primo colloquio di lavoro? Una delle parti più importanti della preparazione del colloquio è essere pronti a rispondere in modo efficace alle domande che tipicamente pongono i datori di lavoro. Dal momento che queste domande del colloquio sono così comuni, i responsabili delle assunzioni si aspettano che tu sia in grado di rispondere senza intoppi e senza esitazione. Esaminiamo quindi insieme le domande del colloquio più frequenti e risposte di esempio, quindi prepara le risposte in base alla tua esperienza, abilità e interessi. Ricorda che si tratta meno di fornire le risposte giuste e più di dimostrare di essere il miglior candidato per il lavoro. Numero 1. Parlami di te. Questa è una delle prime domande che probabilmente ti verranno poste. Preparati a parlare di te stesso e del motivo per cui sei un candidato ideale per la posizione. Il datore di lavoro vuole sapere perché sei un'ottima persona per il lavoro. Cerca di rispondere a domande su di te senza fornire troppe o troppe poche informazioni personali. Puoi iniziare condividendo alcuni dei tuoi interessi ed esperienze personali che non riguardano direttamente il lavoro, come un hobby preferito o un breve resoconto di dove sei cresciuto, della tua istruzione e di cosa ti motiva. Puoi anche condividere alcuni fatti divertenti e mostrare la tua personalità per rendere il colloquio un po' più interessante. Numero 2. Perché sei la persona migliore per il lavoro? Sei il miglior candidato per il lavoro? Il responsabile delle assunzioni vuole sapere se possiedi tutte le qualifiche richieste. Preparati a spiegare perché sei il candidato che dovrebbe essere assunto. Rendi la tua risposta convincente, concisa e mirata, che spieghi cosa hai da offrire e perché dovresti ottenere il lavoro. Questo è un buon momento per rivedere le qualifiche e i requisiti nell'elenco di lavoro, in modo da poter creare una risposta in linea con ciò che il datore di lavoro sta cercando. Numero 3. Perché vuoi questo lavoro? Perché sei adatto per la posizione? Cosa realizzeresti se fossi assunto? Questa domanda del colloquio ti dà l'opportunità di mostrare al datore di lavoro ciò che sai sul lavoro e sull'azienda, quindi prenditi del tempo in anticipo per ricercare a fondo l'azienda, i suoi prodotti, servizi, cultura e missione. Sii specifico su ciò che ti rende adatto a questo ruolo e menziona gli aspetti dell'azienda e della posizione che ti attraggono di più. Numero 4. In che modo la tua esperienza ti ha preparato per questo ruolo? I responsabili delle assunzioni utilizzano questa domanda per scoprire in che modo la tua precedente esperienza lavorativa e il tuo background formativo si adattano al lavoro. Per prepararti a rispondere, fai un elenco delle qualifiche più rilevanti che possiedi e abbinale ai requisiti elencati nella descrizione del lavoro. È importante spiegare in che modo la tua esperienza aiuterà il datore di lavoro se dovessi essere assunto. Non è necessario memorizzare le risposte, ma sii pronto a condividere ciò che hai realizzato nei tuoi ruoli precedenti. Numero 5. Perché stai lasciando o hai lasciato il tuo lavoro? Preparati con una risposta a questa domanda. Dovrai dare una risposta che sia onesta e rifletta le tue circostanze specifiche, ma che la mantenga positiva. Anche se hai smesso in circostanze difficili, ora non è il momento migliore per condividere ciò che potrebbe essere interpretato come troppe informazioni dal datore di lavoro. Il datore di lavoro vuole sapere perché hai lasciato il tuo lavoro e perché vuoi lavorare per la loro azienda. Quando ti viene chiesto perché stai lasciando la tua posizione attuale, attieniti ai fatti, sii diretto e concentra la tua risposta sul futuro, soprattutto se la tua partenza non è stata delle migliori. Numero 6. Qual è la tua più grande forza? Questa è una delle domande che i datori di lavoro pongono quasi sempre per determinare quanto sei qualificato per la posizione. Quando ti viene chiesto quali sono i tuoi maggiori punti di forza, è importante discutere gli attributi che ti qualificano per quel lavoro specifico e che ti distingueranno dagli altri candidati. Quando rispondi a questa domanda, ricorda di mostrare anziché raccontare. Ad esempio, invece di affermare che sei un eccellente risolutore di problemi, racconta una storia che lo dimostri, idealmente attingendo a un aneddoto della tua esperienza professionale. Numero 7. Qual è la tua più grande debolezza? Un'altra domanda tipica che si pongono i datori di lavoro riguarda le tue debolezze. Fai del tuo meglio per inquadrare le tue risposte attorno agli aspetti positivi delle tue capacità e abilità come dipendente, trasformando le apparenti debolezze in punti di forza.
Questa domanda è un'opportunità per mostrare al responsabile delle assunzioni che sei ben qualificato per il lavoro. Oltre a sapere se hai le credenziali giuste, il responsabile delle assunzioni vuole sapere se puoi affrontare sfide e apprendere nuove attività. Puoi condividere esempi di abilità che hai migliorato, fornendo esempi specifici di come hai riconosciuto una debolezza e adottato misure per correggerla. Numero 8. Come gestisci lo stress e la pressione? Cosa fai quando le cose non vanno bene al lavoro? Come affronti le situazioni difficili? Il datore di lavoro vuole sapere come gestisci lo stress sul posto di lavoro. Lavori bene in situazioni di forte stress? Ti piace la pressione o preferiresti un lavoro più discreto? Cosa fai quando qualcosa va storto? Il modo migliore per rispondere a questa domanda è condividere un esempio di come hai gestito con successo lo stress in una posizione precedente. Evita di affermare di non provare mai o raramente stress. Piuttosto, formula la tua risposta in un modo che riconosca lo stress sul posto di lavoro e spieghi come l'hai superato, o addirittura come l'hai usato a tuo vantaggio. Numero 9. Quali sono le tue aspettative di stipendio? Le domande sui soldi sono sempre le più difficili a cui rispondere. Non vuoi venderti allo scoperto o scontare un'offerta di lavoro. In alcune località, ai datori di lavoro è legalmente vietato chiederti informazioni sulla cronologia degli stipendi, ma possono chiederti quanto ti aspetti di essere pagato. Fai le tue ricerche prima della riunione, in modo da essere pronto a nominare uno stipendio o un intervallo di stipendio se ti viene chiesto. Esistono diversi calcolatori di stipendi online gratuiti che possono fornirti una gamma ragionevole in base al titolo del lavoro, al datore di lavoro, all'esperienza, alle competenze e alla posizione. Numero 10. Quali sono gli obiettivi per il futuro? Sei una persona che cambia spesso lavoro? O pensi di rimanere con l'azienda almeno per un po'? Dove immagini che andrà la tua carriera? I tuoi piani per il futuro corrispondono al percorso di carriera di qualcuno normalmente assunto per questa posizione? Questa domanda è progettata per scoprire se hai intenzione di restare o andare avanti non appena trovi un'opportunità migliore. Mantieni la tua risposta focalizzata sul lavoro e sull'azienda e ribadisci al datore di lavoro che la posizione è in linea con i tuoi obiettivi a lungo termine. Più tempo dedichi alla preparazione di un colloquio di lavoro, maggiori saranno le tue possibilità di superarlo. Ti sentirai più a tuo agio nel parlare con i responsabili delle assunzioni se hai familiarità con i prodotti e i servizi dell'azienda. Prima del colloquio, prenditi il tempo necessario per imparare il più possibile sul lavoro e sul tuo potenziale datore di lavoro. Ci sono molte risorse diverse che puoi usare per trovare informazioni e notizie sull'organizzazione, la sua missione e i suoi piani. Dopo ogni colloquio di lavoro, dedica del tempo a inviare una nota di ringraziamento o un messaggio di posta elettronica condividendo il tuo apprezzamento per il tempo che il datore di lavoro ha trascorso con te e ribadendo il tuo interesse per il lavoro. Se c'era qualcosa che vorresti aver detto durante il colloquio, ma non ne hai avuto la possibilità, questa è una buona occasione per menzionarlo. Se hai dei dubbi o domande, scrivicele nella sezione dei commenti qui sotto. Se invece il video ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornato.